Innanzitutto voglio dirvi che è possibile allenare la mente per correre più veloce. Ciao a tutti, eccoci tornati a una nuova puntata della rubrica che approfondisce il legame tra mente e corsa e che ci spiega il ruolo giocato dalla nostra mente quando partecipiamo a qualche gara podistica o facciamo qualche allenamento. Molti di voi questa settimana ci hanno fatto la stessa domanda, ovvero ci hanno chiesto com'è possibile allenare la mente per andare più veloce. Beh, domanda complicata, domanda da $1,000,000. Innanzitutto voglio dirvi che è possibile allenare la mente per correre più veloce, però per sapere come fare è necessario fare un passo indietro, ovvero sapere quali sono gli elementi mentali da allenare. La nostra mente è composta da più elementi, da tanti mattoncini, e per correre più velocemente dobbiamo andare a lavorare unicamente su una piccola parte di questi mattoncini, non su tutti quanti. Se so quali sono i mattoncini sui quali andare a lavorare, io ho la possibilità concreta di correre più velocemente. Oggi vi parlerò di uno dei mattoncini più importanti nella costruzione di una buona performance, ovvero l'attenzione. Che cos'è l'attenzione? L'attenzione è un processo cognitivo che ci permette di selezionare alcuni stimoli ed eliminarne altri. È come l'obiettivo di una macchina fotografica che coglie alcuni particolari e non si sofferma su altri elementi. Come in questo momento il fuoco del mio telefono è concentrato sul mio volto e sulla libreria dietro di me, seppure esista una stanza intorno che adesso non state vedendo. Così succede anche per noi nel momento in cui ci muoviamo per il mondo e nel momento in cui partecipiamo a qualche gara. La nostra attenzione si concentra unicamente su alcuni aspetti, su alcuni stimoli, senza soffermarsi su altri elementi. Provate a pensare di trovarvi in un locale affollato mentre state bevendo una birra con un amico. Seppure nel medesimo momento tutti stiano parlando, voi riuscite a percepire ed ascoltare unicamente le parole che scandisce il vostro amico. Così succede anche per noi mentre stiamo gareggiando. Ci sono tantissimi stimoli, stimoli che vengono dal nostro corpo, dall'esterno. Alcuni di questi sono positivi e alcuni di questi sono negativi. Se avremo la capacità di concentrare la nostra attenzione sugli stimoli positivi, probabilmente andremo più veloce. Se invece la nostra attenzione andrà a soffermarsi sugli stimoli negativi, rallenteremo o dovremo abbandonare. Provate a immaginare due persone nel pubblico. Una di queste vi incoraggia e una di queste invece vi sta insultando. Se voi ascoltate la persona che vi incoraggia, sentirete l'energia montare e accelererete. Se invece ascoltate la persona che vi sta insultando, probabilmente vi verrà da rallentare. Quindi l'attenzione è estremamente importante quando corriamo, perché se riusciremo a concentrarci unicamente sugli stimoli positivi e non sugli stimoli negativi, avremo un importante alleato. Come dice la saggezza popolare, la lingua batte dove il dente duole. La nostra attenzione spesso e volentieri va a cogliere specificamente gli stimoli negativi e soffermarsi unicamente su quelli. Per riuscire a spostarla e a portarla su qualcosa di positivo, dovremo avere un'attenzione forte e dovremo avere anche delle risorse cognitive in grado di poterlo fare. L'attenzione per me è come un muscolo e come tutti i muscoli hanno bisogno di essere allenati se vogliamo ottenere dei risultati specifici. Quindi dovremo avere un'attenzione capace di spostarsi, un'attenzione dinamica, un'attenzione forte. Quindi il primo punto che vi voglio far sapere è che la nostra attenzione deve essere allenata. Esistono due tipologie di focus attentivi. C'è un focus attentivo interno, rivolto all'interno, alla velocità del mio cuore, al mio respiro, alle mie viscere, alla tecnica di corsa, possibili contratture fisiche, muscolari, al contatto dei miei piedi con il terreno. Quindi un focus attentivo concentrato agli stimoli interni del mio corpo.
e un focus attentivo concentrato sulla realtà che mi circonda, le condizioni climatiche, dove sto correndo, se sto correndo in una grande città o all'interno della natura, allo stato della strada, alle persone che stanno correndo con me, i miei avversari o i miei amici. Quindi ci sono due fuochi attentivi. Le ricerche dicono che soprattutto nella maratona i professionisti o gli atleti elite hanno una prevalenza nel rivolgere la loro attenzione agli stimoli interni, quindi alle sensazioni che il nostro corpo produce. Gli amatori normali invece hanno una tendenza a concentrarsi sugli stimoli esterni, quindi sulla competizione o sul contesto ambientale in cui sono inseriti. Perché è così importante saper dirigere la nostra attenzione all'interno? Perché ascoltare il nostro corpo ci permette di modulare il nostro passo in relazione alle condizioni della giornata. Se mi sento bene, se sento che il mio cuore è reattivo ma ho le pulsazioni basse, se sento la muscolatura tonica e non appesantita, se sento le gambe che si muovono con agilità, io ho la possibilità di rischiare un po' di più e di velocizzare il passo. Se invece le sensazioni sono negative e mi sento appesantito, mi sento contratto, probabilmente in quel giorno, se non voglio saltare, ho bisogno di rallentare. I professionisti si dice che hanno proprio questa capacità, la capacità di allenarsi e di gareggiare anche senza supporti tecnologici. Perché? Perché la loro attenzione è completamente recettiva rispetto agli stimoli corporei. Competenza che viene sviluppata chiaramente con molti anni di allenamenti e anni di gare. Un amatore normale, medio, questa competenza non ce l'ha, anzi è solito concentrarsi all'esterno. Quindi possiamo dire che gli atleti più forti hanno la capacità di ascoltare in modo prevalente i segnali mandati dal loro corpo. Voi direte, quindi basta imparare ad ascoltare il proprio corpo per andare più veloce. È vero, ma dipende. Come sono solito dire, la psicologia è la scienza del dipende. Non ci sono mai delle verità assolute. Anche in questo caso non ci sono delle verità assolute. È sì vero che gli atleti elite e i professionisti tendano ad ascoltare principalmente gli stimoli corporei, ma è anche vero che in alcuni momenti specifici si concentrano su stimoli esterni, soprattutto nei momenti di fatica. Provate a immaginare di trovarvi al limite, sentite le gambe piene di acido lattico, il cuore che sta scoppiando, sentite che non state riuscendo a respirare. In quel caso tutto quello che vi dice il corpo è fermati, fermati adesso. Se mancano 500 metri al traguardo e il corpo vi dice di fermarvi, sarebbe meglio non ascoltarlo. E infatti in alcuni frangenti è necessario saper spostare l'attenzione dall'interno all'esterno. I corridori più forti sono capaci in alcuni frangenti di spostare la loro attenzione prima rivolta all'interno verso l'esterno e quindi di concentrarsi sulla sfida con l'avversario oppure di guardare il pubblico o di guardare il contesto intorno a loro. Quindi il top, l'optimum sarebbe avere l'attenzione più legata al mondo interiore, agli stimoli interni, ma in alcuni frangenti spostarla all'esterno. Questo è quello che fanno gli atleti più forti. Gli amatori normalmente fanno il contrario. Nella prima fase, quando stanno bene, non ascoltano il corpo, quindi non modulano il loro passo in relazione alle loro possibilità di giornata, e poi quando vanno in crisi iniziano ad ascoltare unicamente gli stimoli che tengono dal corpo. Strategia pessima. Detto questo, mi sembra chiaro che l'attenzione giochi un ruolo fondamentale in corsa. Saper lavorare sull'attenzione e saperla modulare, spostare in relazione a quali sono le nostre esigenze è un aspetto importantissimo. Come detto, l'attenzione è un muscolo e va allenata. Come allenare l'attenzione? Beh, lo vedremo in un altro filmato.
Io per il momento vi saluto, vi auguro buone corse e alla prossima!